Salve a tutti ragazzi, siamo i Super Fighting Bros. Io sono Dalvis. Io sono Ray. E io sono Locke e siamo tornati su Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012. Sì, quello che è. Beh, diciamo che oggi parleremo del Focus Attack. Wow. E tutte le sue primatezze, diciamo. Focus Attack con gamberi, Focus Attack con verdure. Ne abbiamo già parlato un pelino, diciamo, nel precedente tutorial di Street Fighter, che compare qui, cliccatelo qui, sopra, sì, la testa, no, di Ray, sì. Sopra la testa di Ray. Come possiamo iniziare? Che, dicendo che il Focus Attack differisce da PG a PG comunque. C'è chi fa il focus più lungo, più corto, la posizione del personaggio anche durante il caricamento del focus. Esatto, infatti alcuni personaggi si chinano e addirittura non riuscire ad attaccarli tanto dall'alto. Non riesci neanche a attaccare dietro. Ci sono, quindi cerchiamo di parlare in modo generico. Le cose che funzionano bene per tutti, infatti, in poche parole. Ci sono molti modi, sì, infatti, di utilizzarlo. La prima cosa da notare è però che durante questo focus attack non è invincibile, invulnerabile. C'è solo quell'ittino di abbiamo armor. Quelli di armor a favore, però indipendentemente da questo hit di armor, io ci sono delle mosse per tutti i PG hanno delle mosse che sono armor break. Bam! E quindi rompono l'armor indipendentemente dal livello del Fox, quindi 1, 2, 3 non conta. Per esempio il Tetsubaki di Ryu o altre mosse. Mi interrompo per interrogare ad Albis. Come notiamo che come notiamo una mossa armor break nel gioco? Ce l'ho! Un bel fulminino indicato nell'elenco comando. Bravo! 6 e mezzo, okay. 6 e mezzo. Quindi giustamente nella lista comandi già abbiamo il nostro fulmine di fianco alle mosse che è armor break. Però il focus non si rompe soltanto con queste mosse. Se io sono dopo un hard knockdown, quindi quando io sono stato messo a terra, il mio avversario esegue il focus, io cosa posso fare? In risposta, quindi su rialzo, quindi in reversal, posso eseguire una mossa, per esempio lo Shoryuken, e questa mossa romperà il focus immediatamente, anche se non c'è il fulminino nell'elenco comandi. Perché è appunto in reversal. Esatto. Da qui nasce una delle tattiche che i giocatori usano col focus attack, ovvero quella finta, che poi a volte non è una finta, altrimenti non sarebbe appunto una finta, di inserire sul rialzo del vostro avversario un focus. Solitamente si prova a mettere il livello 3. Vedete, dopo che vi buttano a terra, che il vostro avversario resterà lì pronto a spararvi il focus in faccia appena vi alzate. Voi cosa pensate? Shoryuken! E con la reversa glielo rompo. No, perché dato che il focus attack, come abbiamo già detto, si può cancellare con i dash, il vostro avversario cercherà di cancellare il suo dash al momento giusto per farvi scimmiare lo Shoryuken e punirvi quindi successivamente. Ora, la cosa può essere neutralizzata. Se voi siete a terra e vedete che il vostro avversario ormai ce l'ha questo livello 3, tanto quasi sempre è una finta, molto molto difficile che l'avversario spari davvero il focus livello 3. Come lo fregate? Lo fregate saltando indietro con un neutral jump, oppure se avete delle special particolari, perché no, se avete delle special che vanno proprio tanto in avanti, potreste fregarlo proprio sul suo dash. Ma principalmente neutral jump, l'avversario si ritroverà in focus, potete atterrare e fare una presa, oppure atterrare con un calcione effettuare una combo completa. Diciamo che è una strategia di giocatori alle prime armi comunque, sì perché però dopo un po' diventa troppo banale, prevedibile, e poi i modi per neutralizzarlo sono veramente semplici. Sì, tu vedi il focus di livello 3 in faccia, io cazzo Shoryuken. Quindi come già anticipato nell'altro tutorial, noi possiamo utilizzare il focus per attraversare le bolle e quindi spostarci sullo schermo. Questo può portarci un vantaggio in combattimento. Per esempio, se io sono contro un Sagat, un Ryu che abusano delle bolle, cosa posso fare? Io posso fare, come abbiamo visto, il focus dash e attraversare le bolle e in questo modo mettermi in posizione di vantaggio rispetto all'avversario, perché lui ha già eseguito le motion degli Hadouken, e quindi io, attraversando il primo Hadouken, sono già in una posizione
Inaspettata diciamo. Per lui. Lui ha già eseguito il secondo duca, però io con un salto, per esempio, possiamo punirlo. Soprattutto quando la bolla del nostro avversario non è fortissima, tipo quella di Ken o di Sakura, che hanno tante recovery. Povero Ken. E poi anche piccola Sakura. Questa, ricordiamo anche che comunque assorbire tutte queste duca ti permette di caricare la barra dell'ultra in maniera gratuita. E cosa succede? A volte ci ritroviamo con la barra della vita piena e l'ultra è già caricata per caricare. Sì. Situazioni di grande vantaggio comunque. C'è da dire che però non è sempre consigliabile, nel senso io prendo incasso bolle, però il danno provvisorio può essere confermato. Basta un hit e comunque perdo tutto. Quindi attenti agli attacchi che hanno due hit come le bolle in ex, perché se ve la sparo in mezzo poi siete ripresi bene. In genere lo perdi con quello dopo che hai assorbito 40 bolle. La partita può essere già condannata. Sì, mezza vita te la togli. Infatti soprattutto a distanze ravvicinate, magari i Sagat, i Ryu, tutti quelli con le bolle in ex possono, cioè magari sfruttano proprio il fatto che dici ah questo usa il focus e ne sta abusando. Ne sta abusando e allora io da un metro ti faccio due hit e la box. Quindi occhio. Attenzione. Un'altra cosa da far notare sul focus, una cosa che succede molto ai neofiti e capita molto all'inizio, si prova ad utilizzare il focus come anti-air. Questo vi capita se non avete un personaggio con un anti-air particolarmente evidente come può essere Ryu. Provate ad arrangiarvi così. Ora non è una cosa sbagliatissima, tuttavia può essere fregata e soprattutto va calcolata molto bene la distanza per poter colpire davvero il vostro avversario. Cosa succede? L'avversario vi sta saltando addosso, noi proviamo ad attivare il focus, l'hit dell'attacco che sta arrivando ovviamente verrà assorbito, ma non è detto. Se il vostro avversario vi atterra con un Tetsubaki e vi va alle spalle, se il vostro avversario fa un doppio hit come c'è lì, insomma sono tante le variabili da tenere in considerazione. Oppure posso anche fare neutral jump e ti frego con una presa. Esatto. E mentre tu sei ancora in animazione di focus mi prendo, intanto anche mentre il pugno sta arrivando del focus voi potete ancora subire danni, potete ancora subire una rottura dell'armor o una presa, quindi non è l'ideale, tuttavia calcolato alla giusta distanza può mettere in crisi l'avversario. Diciamo che può essere anche usato, magari sono una situazione che subisco tanta pressione, per esempio come personaggio come Cammy, con tutti i personaggi veloci, e quindi io posso fare, mi arriva dall'alto, io cosa faccio? Focus dash, magari vado indietro e mi metto, diciamo esco un po' dalla pressione dell'avversario. Questo è molto utile anche magari all'angolo. Si può provare a uscire, non è facile. No, è una cosa. Questa è già più avanzata, si passa dalla nabbata a trasformarla in qualcosa di pro, diciamo. Però sì, può essere sfruttato anche così. Abbiamo già visto gli usi principali del focus attack dash cancel. Principalmente uno lo fa per, tra virgolette, salvarsi il culo quando sbagli una mossa. Meglio, ti parano una mossa, la puoi cancellare e dashare. Mentre l'altro modo è per, diciamo, continuare una combo, metterci un ultra o quello che un po' quello che volete. Un po' quello che volete, diciamo. Però dalle FADC nascono delle cose, piccole strategie, piccole chicche che possono salvarvi in certe situazioni, o possono mettere la parola fine a un incontro che sembra in stallo, per esempio quando due hanno poca vita, quando si è all'angolo. Anche perché l'uso appunto delle FADC è comunque inaspettato, perché non è una mossa base del gioco, non c'è un'animazione, anzi l'animazione viene cancellata e costa due barre, quindi comunque anche chi la usa sa che sta giocando delle carte in tavola, insomma spreca della roba. E infatti la prima uso che possiamo trarne, possiamo spingere l'avversario fuori dall'angolo o se io sono nell'angolo posso riuscire a insistere con la mia pressione. Quindi per esempio con io faccio la mossa, per esempio Ryu, calcio medio a Duke, però da lì non vado da nessuna parte perché sono pressato nell'angolo. Allora cosa faccio? Io cerco di faccio la Duke e poi lo cancello. E intanto c'è ancora l'animazione della Duken e io posso gestirmi il mio... C'è anche a dire che è proprio l'animazione del tuo dash spinge il personaggio. Di conseguenza, quindi lui in ogni caso è fuori dall'angolo, lì puoi fare anche un salto, quindi poi un cross up e tutte quelle le meccaniche che... Sono tutte situazioni rischiose, perché l'avversario
comunque finito l'It's Turn può sparare uno Shoryuken, però è difficile che se l'aspetta, insomma. Effetto sorpresa. Un'altra cosa è, anche se so che il mio avversario sta parando, io cosa faccio? Magari cancello una mossa e invece di lasciare indietro per mettermi in safe, cosa faccio? Vado in avanti e magari lui non si aspetta che faccia una presa subito, perché lui è ancora in parata e si aspetta l'animazione dello Shoryuken. E quindi posso mettere strategie di mix up, esatto, in questo modo. Queste cose, secondo me, potrebbero funzionare meglio se le facciamo su delle mosse magari next. Per esempio con Ryu, se dobbiamo chiudere la partita abbiamo tre barre, potremmo fare calcio medio, Hadouken di fuoco, a quel punto dasho in avanti, ci sono due hit della Hadouken che mi coprono e quindi l'avversario è distunnato, aspetto che finisca e tac, presa. Se ha poca vita, abbiamo usato bene le nostre tre barre. Sì, anche perché ha cippato e in esatto. Abbiamo chiuso un match che poteva essere stallato o addirittura in una situazione di svantaggio perché ero all'angolo, per esempio. Quindi, da notare che il focus da scanso non è solo usato in parata, ma anche in combo. Ma se io, diciamo, le combo un po' più elaborate, cosa fanno? Cercano di mettere le ultra alla fine del cancel, appunto, sì, di cancellare la mossa. E quindi, magari, per esempio, il classico Shoryuken cancellato ultra non è l'unico modo, per esempio, di Ryu, ma magari Hadouken di fuoco, cancel, dash in avanti e mezzo Hadouken, funziona. Esatto. Ci sono varie... Sono tante barre, però... Il vantaggio è la distanza. Noi dobbiamo sempre considerare che Street Fighter è un gioco di distanze. Noi possiamo coprire il gap della distanza grazie al focus attack dash cancel. Per esempio, quella che hai appena detto tu, Ray, funziona normalmente all'angolo, funziona senza bisogno. È come se simulassimo l'angolo in certe situazioni. Sì. Cioè, costa due barre, però a volte togliere tre quarti della vita all'avversario ne vale assolutamente la pena. O finire il round. Tre quarti della vita, no, un quarto della vita, devo dire. Insomma, anche lì è una cosa che in Street Fighter ci dà questo... ci sblocca. Possiamo navigare un po' con la fantasia e usare in situazioni strane, fare mix up davvero davvero particolari. Bene, abbiamo visto un po' di cose, o meglio, Ray e Locke ci hanno spiegato un po' di cose sul focus e tutti i suoi utilizzi. Possiamo dire che per questo video è tutto, per questo tutorial ci vediamo il prossimo venerdì. Noi siamo Super Fighting Bros, io sono Dalbis. E sono Ray. E io sono Locke.